Questo è il DAE Playmedic Heart Save. Aprendo la tasca anteriore della custodia, troviamo un rasoio monouso per la tricotomia. Delle garze per pulire il torace. Un set di piastre pediatriche. Un paio di forbici. Un set completo di piastre da adulto, con dei guanti, un altro rasoio monouso e un altro paio di forbici. Aprendo la cerniera principale si accede al DAE. Possiamo quindi vedere il display di stato con l'indicatore della batteria. Per accendere il DAE bisogna rimuovere il pannello rigido anteriore tirando la linguetta gialla. Il DAE si accenderà automaticamente. Una volta rimosso il pannello anteriore, possiamo vedere in alto a destra il tasto di accensione e spegnimento, da usare solo a fine utilizzo o nell'improbabile caso in cui il DAE non si accenda automaticamente con la rimozione del pannello. Va tenuto premuto per 2 secondi. In basso al centro il tasto di scarica, che lampeggia quando il DAE è carico. In basso a sinistra il tasto di selezione della modalità pediatrica, da premere dopo aver sostituito le piastre adulto collegate con quelle pediatriche. Al centro, dei LED segnalano la fase di carica del DAE, la corretta adesione delle piastre, ed il corretto collegamento del connettore. Il connettore può essere inserito in un solo verso, utilizzando come guida il punto rosso. A destra, infine, l'altoparlante. Per accendere il DAE, rimuovere il pannello rigido tirando la linguetta gialla. Il DAE si accenderà automaticamente in modalità adulto, dirà di chiamare la centrale operativa e di collegare le piastre. Inoltre ci guiderà nelle compressioni e nelle ventilazioni. Modalità adulti. Effettuare la chiamata di emergenza. Applicare gli elettrodi sul torace nudo del paziente. Applicare gli elettrodi sul torace nudo del paziente. Effettuare 30 compressioni toraciche. Effettuare 2 ventilazioni.
Per utilizzare il DAE in modalità pediatrica, accendere l'apparecchio togliendo il pannello anteriore tirando la linguetta gialla. Prendere dalla tasca anteriore il set di piastre pediatriche. Aprire la confezione, posizionare le piastre sul paziente, scollegare le piastre da adulto e connettere le piastre pediatriche, quindi premere il tasto per la modalità pediatrica. Modalità pediatrica. Applicare gli elettrodi sul torace in uso del paziente. Al termine dell'utilizzo, ripristinare le piastre utilizzate e riposizionare il pannello anteriore con la linguetta all'esterno. Chiudere quindi la tasca principale. Per accedere alla scheda di memoria è necessario rimuovere la batteria situata nella base del DAE. Per rimuoverla, tirare la linguetta ed estrarre la batteria. A questo punto avrete accesso alla scheda di memoria. Per rimuovere la scheda di memoria, premere a fondo il pulsante a destra, quindi estrarre la scheda. Per reinserirla, spingerla bene a fondo, finché il pulsante di estrazione non fuoriesce del tutto. Riposizionare quindi la batteria, facendo scattare la linguetta. Per scaricare i dati, inserire la scheda di memoria nell'apposito lettore in sede. A questo punto, inviare il file relativo all'ultimo intervento come allegato email utilizzando il programma Eudora. È importante non cancellare i file dalla scheda di memoria.